Ignazio Mosera domenica in "Ecco la verità sull'anello e sul matrimonio con Cecilia Rodriguez". Ignazio Mosera è stato ospite di domenica in nella puntata in onda il 7 gennaio su Rai 1. Prima ha risposto alle domande di Adriano Panatta sulla sua carriera sportiva, per nulla paragonabile a quella del padre, Francesco, grande campione di ciclismo, poi però Cristina Parodi non ha resistito a stuzzicarlo sulla storia d'amore con Cecilia Rodriguez, nata nella casa del grande fratello VIP 2. Ignazio Moser parla del matrimonio con Cecilia Rodriguez. Come procede la relazione con l'Argentina? Stiamo vivendo un bel rapporto d'amore. Usciti dalla casa stiamo cercando di coltivarlo il più possibile. Nozze? Quelle sono invenzioni della stampa, ogni cosa al suo tempo. Come tutte le coppie si vive giorno per giorno e... Ignazio Moser chiarisce sull'anello di Cecilia Rodriguez. Nelle foto dopo il periodo natalizio Cecilia mostra un vistoso anello. Il merito non è di Ignazio, l'anello? È stato tutto travisato, in realtà lo ha regalato Belen. Io? È un po' presto ancora e... La stessa Cecilia aveva dichiarato al settimanale Spy, "Alt. Vi devo fermare subito. L'anello è un regalo bellissimo, ma arriva da mia sorella Belen". Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso. Per ora dunque niente nozze, anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero vedere già sposati. I fan della giovane coppia devono aspettare ancora un po' per la proposta di matrimonio. Ignazio Moser sul rapporto della famiglia con Cecilia Rodriguez. I genitori hanno conosciuto Cecilia Rodriguez e spesso la frequentano con il figlio. Lui ribadisce, "La mia famiglia è distante dal mondo dello spettacolo, mio padre fa lo sportivo ma, conoscendola, ha superato le titubanze iniziali che c'erano". Ignazio Moser cosa farà dopo il grande fratello VIP 2? Cosa c'è nel futuro professionale di Ignazio? Il grande fratello è stato una parentesi. Tornerò nell'azienda di famiglia, agricola e vitivinicola, NDR, lì c'è da fare.